un bel ritrovati dal canale del traffone e un saluto dal vecchio bastardo. Allora, nuovo episodio del nostro TG, del nostro formato news rivolto ai titoli Total War. In questo video andremo a vedere tre tematiche che saranno trattate con tre notizie separate prima di iniziare, però vi ricordo, come sempre, che qui sotto in descrizione trovate tutti i link di tutti i canali che fanno parte della cricca del sottosuolo, quindi andate a seguire anche gli altri. Bene, direi di non perdere ulteriore tempo e mandiamo subito in onda i titoli di questo TG. Bene, spero che dai titoli qualcosa abbia solleticato la vostra attenzione non perdiamo tempo passiamo alla nostra prima notizia non abbiamo almeno per questo episodio poi vedremo quando recuperarlo lo stacchettino tra una notizia e l'altra perché dobbiamo cambiargli l'audio in quanto ci è stato contestato bene non perdiamo altro tempo iniziamo dalla prima notizia che riguarda Direttamente Creative Assembly, nuovo studio nel Regno Unito, e la struttura di, caption, di motion capture completamente rifatta per supportare la crescita continua. Creative Assembly ha aperto un terzo studio nel Regno Unito, nel West Sussex, eh, che va ad affiancarsi agli altri che già avevano e oltre alla struttura con base in, in Europa Orientale a Sofia in Bulgaria. La struttura specializzata in motion capture è stata trasferita in un sito all'avanguardia di nuova concezione, quindi anche questo ottima ottima notizia, tutti gli studi del Regno Unito sono stati ristrutturati per supportare un lavoro più flessibile e legato anche a quello che sta succedendo ancora per il Covid. Con 800 dipendenti permanenti, Creative Assembly rappresenta il più grande sviluppatore di giochi nel Regno Unito. Per continuare, saltiamo un po' e andiamo alle, alle cose più interessanti. Eh, il direttore dello studio di Creative Assembly Gareth Edmondson ha dichiarato: Questo è un, mondo, è un momento incredibilmente emozionante per Creative Assembly con l'attesissimo Total War 3 all'orizzonte e il nostro nuovo IP sparatutto fantascientifico in sviluppo. Quindi. Altra notizia in più eh, da sottolineare anche l'ultima parte, tutte le operazioni di Creative Assembly rimangono completamente remote per il momento in risposta a quello che sta succedendo ancora purtroppo per il covid-19, quindi ottime notizie soprattutto da segnalare una struttura all'avanguardia di nuova concezione re mm, trasferita, eh, una nuova struttura scusate mi sono letteralmente intortato eh, quindi la nuova struttura specializzata in motion capture è, è stata trasferita in un altro sito ed è una struttura di all'avanguardia e di totale nuova concezione chissà cosa ci aspetterà bene torniamo in studio per preparare la notizia successiva notizia successiva interessante ma seguitela e bene analizzarla per nel modo più corretto, nel modo giusto. Allora, la notizia non è freschissima, ma adesso vi spieghiamo perché ne andiamo a parlare adesso. A gennaio di quest'anno eh, è stata depositata il marchio Total War Medieval da Creative Assembly. Ora, attenzione, questo cosa potrebbe portare? Potrebbe portare a un futuro Medieval 3 non lo sappiamo ed è bene non farsi prendere troppo da un entusiasmo che al momento ragazzi non esiste diciamolo chiaro e tondo anche perché Creative Assembly per quello che sappiamo fino a ora ha dichiarato che non ci sarà mai un terzo capitolo di una serie tipo ROM o Medieval caso a parte Warhammer che è stata sempre Dall'inizio del progetto, dichiarato che sarebbe stata una trilogia. Bene. Quindi, rimanendo un attimo con la testa sulle spalle, vediamo, però, di capire perché magari è stato depositato. e parliamo ad oggi. Con l'operazione che è stata fatta con la remastered di ROM, perché? Perché tutti voi avrete presente che Medieval 1-2, in realtà, non si chiamano Total War. Medieval ma Medieval 1 o 2 sia due punti: Total War come era per Roma Total War mentre con la Remastered è stato come negli ultimi titoli dei Total War, appunto è stata rimessa come Total War due punti: rom Remastered quindi potrebbe prefigurare anche chissà mai. Una remastered anche per Medieval, anche qui quello che ci hanno detto con il rilascio della remastered per Roma è che al momento non stanno pensando ad ulteriori remastered, ma chissà mai che nel futuro qualcosa in più non abbia invece a venire fuori in tal senso. Bene, torniamo in studio per preparare invece l'ultima notizia dedicata a Warhammer 3 perché... Qualcosa comunque trapela, qualcosa viene fuori. Andiamo quindi a vedere. Sono usciti tre, eh, scusatemi, due rendering per delle unità del Caos. Questa è la prima. Sono gli Skull Crusher di Korn. Ne abbiamo parlato in un video apposito dedicato alle possibili, secondo noi, unità che avrà Khorne a disposizione. Ve l'ho linkato tra i video consigliati, tra le schede che vedete sopra. Non mi soffermerò molto su queste unità perché appunto ne abbiamo già parlato. Vi dico soltanto che gli Skull Crusher di Korn sono tra i guerrieri più devoti a Khorne. Adorazione del dio del sangue, la cui leggendaria abilità nelle armi e nella guerra ha fatto guadagnare loro il diritto di cavalcare il temibile Juggernaut in battaglia, sono guerrieri che si divertono proprio nella battaglia, vivono per le battaglie e per lo spargimento di sangue nel nome di Horn. Bene, poi se ne volete sapere qualcosa in più sulle ipotesi, andate a rivedere o se ancora non l'avete visto, il video apposito dedicato alle possibili, secondo noi, unità che saranno a disposizione del Dio del Sangue. Passiamo invece adesso alla seconda immagine, che è questa. Chi è costui? Beh, costui è un custode dei segreti, che è, mm, sarà un eroe a disposizione di Slanesh. Sono uh, esseri veloci, agili e orribili, e sono dei demoni maggiori di Slanesh. Rovinatore della purezza, spogliatore dei fedeli e presagio di dannazione per tutto ciò. Trae forza dalla corruzione degli altri e, se nutre del peccato e dell'eccesso, come un mortale potrebbe sorseggiare ottimi vini e dolci. Per un custode dei segreti la paura e la lussuria sono i piatti più succulenti. E quindi attenzione, attenzione. Un, un eroe che mm, sarà bene capire chi è, quali sono le sue caratteristiche, quali sono le sue abilità e liberarcene se lo affrontate il prima possibile. Il Liber Malefic afferma che l'aspetto di ciascuno è nato dal capriccioso eh, Slanesh al momento della sua manifestazione e non ce ne sono due che hanno caratteristiche identiche. Alcuni sono dotati di un aspetto decisamente bovino come in questo caso, mentre altri hanno una struttura facciale accattivante androgina che smentisce invece che c'era dietro un cuore corrotto e dissoluto quindi anche qui vedremo se avranno tutti quanti questo questo volto se avranno eh, questa ehm, caratteristica fisica o invece se ne vedremo di diversi anche con apparenze androgene diteci eh, cosa ne pensate Aspettiamo i vostri commenti riguardo alle notizie che vi abbiamo dato prima. Cosa pensate? Sperate immagino in un Medieval 3 futuro o pensate più a una remastered e di queste due unità. Cosa ne pensate? Graficamente? Cosa dite del lavoro fino a questo momento svolto da Creative Assembly? Aspettiamo i vostri commenti. Per il momento questa news termina qua. Dal canale del Tarfone e dal vecchio bastardo un saluto a tutti quanti.